Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Parola del Signore. Siamo lodati Gesù e Maria. Allora ragazzi, oggi celebriamo una grande festa, un'altra ancora. Poi domenica prossima ce n'è un'altra ancora. Questo purtroppo fa i capricci, non mi posso troppo avvicinare. Che festa è oggi? Vediamo un po'. La Santissima Trinità. Oh, la Santissima Trinità. Quindi siete d'accordo con me che oggi è la festa di Dio? Sì. Oggi facciamo gli auguri a Dio. È la festa di Dio. Sì. E voi sapete che le persone educate, il giorno della propria festa, si fanno conoscere un po'. O no? Sì. O vogliamo conoscere un po'? Conoscere Dio, secondo voi, è una cosa semplice oppure un po' impegnativa? Un po' impegnativa, brava, è un po' impegnativa perché Dio è un grande mistero. Chi, qualcuno di voi l'ha mai visto Dio? È un po' difficilotto, speriamo di vederlo. Ci credete che quando saremo morti, se facciamo i bravi ragazzi e le brave ragazze, questo è necessario, si vede Dio? Chi è che non vede l'ora di andare a vedere Dio in cielo? Sicuri? E se qualcuno vi dicesse che morite stanotte, siete contenti? Io sì, voi no, io sono cattivo, comincio a fare così di capire, finalmente. Chi è che fa così con me? Perché qui adesso oggi parliamo un po' dell'Altissimo, ma dell'Altissimo è più quello che non si capisce che quello che si capisce qui, purtroppo, perché è troppo grande. Voi sapete, no? Dio è uno, ma è anche tre, però guardate bene il segno. Così fanno gli ortodossi, è tre ma è uno, cioè Dio sono tre, ma non sono tre come è uno, due e tre, sono distinti ma formano un solo Dio. Questo nella nostra testolina c'entra, secondo voi? Qualcuno lo capisce questa cosa? Com'è possibile che è uno ma sono tre? Sono tre ed è uno. Avete visto quando noi facciamo il nome del segno della croce, no? Voi lo sapete fare bene il segno della croce, lo facciamo tutti insieme, eh? Si fa nella chiesa latina, palma della mano aperta così, mano sinistra sul petto. Mo c'ho il microfono in mano, è un problema. Comunque facciamo finta che la mano sinistra rimane sul petto. Nel nome del Padre, mano aperta, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora attenzione, anche per i grandi, no? Avete visto che io dico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Vedete, dico nel nome, non nei nomi. Se io parlassi di tre persone, direi nei nomi di Don Leonardo, di Vincenzo e di Luca, perché siamo tre. Perché noi siamo tre, ma io, Vincenzo e Luca non siamo uno. Siamo tre esseri umani, ma io sono Don Leonardo, Vincenzo è Vincenzo e Luca è Luca. Invece quei tre sono tre, ma sono un solo Dio, quindi si dice nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Attenzione, il segno della croce, bisogna farlo fatto bene, perché ci sono alcuni che quando fanno il segno della croce non si capisce se stanno a fare il segno della croce o stanno a scacciare una mosca. Come facciamo noi quando abbiamo davanti la mosca? Ce la fa così, no? Giusto così, e quello, se è una croce, dico,
aveva torsione della croce, ha scacciato una mosca. Voi sapete che tanti anni fa la Madonna apparve a Lourdes. Conoscete Lourdes? Vedete, io non mi date Lourdes. Ah, oh, ma Lourdes è famosa, oh, tu la conosci. Allora, voi lo sapete che nella prima apparizione a Lourdes la Madonna non ha detto manco una parola. Sapete cosa ha fatto? Si è fatta il segno della croce. Ma sapete che raccontava quella che l'ha vista? Dice: se noi vedessimo come la Madonna si fa il segno della croce, ci andremmo tutti quanti a confessare. Perché si fa il segno della croce con un tale amore, con tale calma, con tale maestosità, rispetto e solennità. È il nome del Padre. Cioè, che noi proprio, pure io, tutti a confessarsi. Allora, quando noi facciamo il segno della croce, portiamo la mano sulla fronte, sul cuore e sulle spalle. Sapete che significa? Significa che io a Dio uno e trino ci voglio pensare tanto, perché con la testa si pensa, giusto? Lo voglio amare tanto, perché con il cuore si ama. E lo voglio anche servire tanto, perché voi no, ma io vicino alle spalle, se faccio così, toccate qua, io tengo i muscoli, quindi i muscoli designano le forze, quindi ci voglio pensare tanto, lo voglio amare tanto e poi lo voglio servire tanto, perché se in questa vita lo serviremo tanto, quando poi lo andremo a vedere ne godremo di più, capito ragazzi? Questa è la prima cosa. Vi dico soltanto un'altra cosa: voi conoscete quali sono gli attributi? A catechismo presto o tardi queste cose le dovremmo fare, poi io ci parlo con le catechiste per farlo studiare bene, se no vengo io e faccio il ripasso. Quali sono gli attributi propri di Dio? Cioè quelle cose che ha soltanto Dio e che sono tanto diverse da noi. Qualcuno di voi ne sa qualcuno? Qual è la differenza grande che c'è tra me e te e Dio? Una cosa che Lui è e può fare e noi non possiamo fare. Vediamo un po'. Vuoi pure lassù dalla piccionaia, eh? Questo per tutti, piccoli e grandi. Vediamo un po'. Voce però, le sto lontano, che oggi c'è sto microfono che funziona male. Oh, Dio fa i miracoli, bravi. Che cosa significa fare i miracoli? È espressione di un attributo ben preciso. Cosa diciamo nel credo? Credo in un solo Dio Padre. Padre? Padre onnipotente. Un miracolo, chi deve buono a fare un miracolo? Dio può fare quello che vuole, ha la forza di poter fare qualunque cosa. Ci credete voi? Sì. Figuri? Sì. Quindi quando Dio una cosa non la fa, non è perché non può, ma perché non vuole. Capito? Quindi quando noi gli chiediamo una cosa bella al Signore e Lui non ce la fa, non dobbiamo arrabbiarci, perché Lui non la fa perché nella sua infinita sapienza sa che quella cosa che a noi sembra buona però è cattiva, noi non lo capiamo ma Lui sì, e quindi non la fa, ma se volesse potrebbe farla. Ok, quindi Dio è onnipotente. Un'altra cosa che c'ha soltanto Dio e che noi non ce l'abbiamo, vediamo un po', quale sarà? Voi, vi mando tutti a fare il catechismo della prima comunione, pure grandi, è qua, eh. Qual è la prima cosa? Che è? È risuscitato in quanto uomo, ma Dio in quanto Dio. Ora sono quattro gli attributi propriamente divini, Forza, uno è l'onnipotenza. Sentite un po', ma secondo voi Dio è un po' ignorante o sa proprio tutto? Sa tutto? Ma proprio tutto? Ma lo sa anche quello che pensate adesso? E lo sa quello che succede domani? E lo sa quello che succede tra 100 anni? Cioè, se io andassi a chiedere al nostro Signore: senti un po', mi dici che cosa succede l'11 febbraio del 2476 alle 11:30? Lo spara subito? Sì. Lo spara. E se facesse un giochino, ma non lo fa Dio, ti fa una busta chiusa e dopo ti dice: mette una busta chiusa e te la sigilla,
conservate la fino all'11 febbraio del 2472 alle 10:30, e uno la apre un minuto dopo, troverebbe scritto esattamente quello che c'è scritto oggi. Capito? È una cosa grossa. Dio sa tutto. Secondo voi lo sa Dio la data della mia morte? Giorno, ora e minuto e secondo, preciso. Un'altra cosa, terza cosa che Dio che è Dio e che noi non... Qualcuno di voi sa tutto? Quindi nessuno gli assomiglia a Dio. Qualcuno di voi fa i miracoli? No. Qualcuno di voi sa tutto? No. Quindi oggi stiamo conoscendo un pochino chi è Dio, no? Perché Dio si differenzia da noi, è un pochino diverso. Un'altra cosa che fa soltanto, che c'ha soltanto Dio, vediamo un po'. Dire. Oh, Dio non fa il male, bravi, Dio non sbaglia. Quindi nell'essere onnipotente si dice, Dio può fare tutto tranne che il male. E Dio non si sbaglia mai. Un'altra cosa, ce ne mancano due, veloci. Dimmi. Ha detto che purtroppo qua giù con sta mascherata qua e con sta... Ha detto dei tempi quando loro aveva spaccato il mercatino lui... Ah, ecco, allora vi aiuto io perché queste sono cose un pochino grandi. Allora vi ci faccio arrivare, sentite un po'. Allora, voi ce l'avete la data di nascita? La sapete tutti quanti la data di nascita vostra? Sicuri? O siete ciucci? Vediamo un po', ma Dio, la data di nascita di Dio, qualcuno di voi la sa? Quando fa il compleanno? Eh? Ce l'ha la data di nascita Dio? Sì? E qual è? Dimmi un po', così gli facciamo gli auguri. Vediamo un po' chi è che conosce la data di nascita di Dio tra voi presenti. La data di nascita di Dio? Un'altra cosa che Dio non c'ha, questo noi non lo possiamo capire, Dio la data di nascita non ce l'ha. Ci avevate mai pensato? Dio è, come si dice, eterno, è sempre stato e sempre sarà. Attenzione, noi siamo sue creature, quindi abbiamo la data di nascita, passeremo per la morte corporale, ma oggi vi do una bella notizia, siete tutti quanti immortali. La morte corporale è il momento in cui il corpo, a causa del peccato, passa per la morte, ma la vostra anima non può morire. Sappiate che, ricordatevi quello che vi dico, per tutta l'eternità voi continuerete a vivere, bisogna vedere come, perché dopo la vita ci sono due strade, una bella e purtroppo una brutta, ma cessare di vivere per noi è impossibile. Quando qualcuno dice, ah, mi va tutto storto, prendo la pistola e mi suicido, è uno stupido. Perché col suicidio metti fine alla vita del corpo, ma la tua anima sopravvive. Nessuno la può ammazzare l'anima. Lo sapevate questo qui? E sapete perché? Perché ci ha fatti nostro Signore. E il nostro Signore è eterno e immortale. A differenza di noi, noi non possiamo più morire, e anche Dio non muore mai. Ma Dio non c'ha nemmeno la data di nascita, è più grande di noi. Vi dico soltanto l'ultima cosa. Dio è immenso. La quarta cosa, dopo facciamo la sintesi. Sapete che significa che è immenso? Significa che in questo momento Dio è in cielo, ma è anche qui. Ci credete che Dio è qui adesso, con tutte e tre le tre persone? Sta sentendo quello che dico, sta guardando tutti noi. Ma lo sapete che Dio si trova anche... Studierete a scuola, sapete quanto è grande l'universo? Noi non lo sappiamo quanto è grande l'universo. Gli scienziati dicono che ci sono galassie infinite. Lo dico per i grandi, voi sapete che se si inventassero, spero che i grandi capiscano, un'astronave che viaggiasse alla velocità della luce, se un essere umano piccolo come loro ci entrasse dentro e rimanesse tutta la vita, non riuscirebbe ad uscire dalla Via Lattea, che è la nostra galassia. Capito? Sapete quant'è la velocità della luce? Sono 300.000 km al secondo, capite? Se tu per tutta la vita stessi dentro quell'astronave non potresti uscire. Di galassie ce ne sono infinite. Tutte queste galassie, secondo voi, chi è che le ha fatte?
e Dio adesso sta qui, attento a quello che dico, ma conosce ed è presente anche in una galassia che chissà dove si trova, nessuno di noi saprà, ma che nemmeno esiste. Ma secondo voi esisterà qualche altra forma di vita intelligente, non i marziani, gli UFO, queste cretinate, non date retta a queste cose. Ma capite quanto è grosso l'universo? Forse sì. Padre Pio, conoscete Padre Pio? Padre Pio, sapete che rispondeva quando gli dicevano: ma secondo te esiste qualche altra forma di vita intelligente nell'universo? Sapete che Padre Pio rispondeva un po' a napoletano? Sapete chi rispondeva? Avaio! E che te pensi che il padrone ha fatto tutto quello che ha fatto, tanto solo per... è grosso l'universo, eh? Lui rispondeva così. La Chiesa non dice niente al riguardo, però Dio è così grande. Allora, chiudiamo. Domanda: sapete che significa che le persone sono tre, ma sono un solo Dio? Vi faccio una domanda. Dio Padre è onnipotente, giusto? I quattro attributi sono onnipotente, onnisciente, eterno e immenso. Sapete che significa che sono uguali? Domanda: Dio Padre è onnipotente, sì o no? Dio Figlio è onnipotente esattamente come il Padre? Sì, senza nessun dubbio. E lo Spirito Santo è onnipotente come il Padre e il Figlio? Secondo: Dio Padre è onnisciente? Sì o no? Veloci. Dio Figlio è onnisciente? Uguale, senza nessuna differenza. Dio Spirito Santo è onnisciente? Dio Padre è eterno? Dio Figlio è eterno? Dio Spirito Santo è eterno? Dio Padre è immenso? Dio Figlio è immenso? Dio Spirito Santo è immenso? Chiudiamo. Noi siamo onnipotenti, noi creature? Qualcuno si pensa di esserlo perché è scemo. Noi siamo onniscienti? Eppure gli intelligentoni, i dottoroni di oggi che si pensano di essere Padre Eterno in terra e dicono che Dio non esiste, si pensano che sono soltanto intelligenti e sapienti. Detto fra me e voi, noi siamo eterni, ma qualcuno se pensa di essere il Padre Eterno, detto fra me e voi, e noi siamo immensi, quindi potentissimi, presenti dovunque. Sì? Noi lo siamo? Chi di voi è capace di stare adesso qui a Santa Maria? Dico, me lo dimostri in contemporanea, vado a New York e parli con qualcuno e poi adesso però, in contemporanea, qualcuno è buono a farla sta cosa? E allora siamo dei poveri esseri umani. Ringraziamo il Dio che è così grande e facciamo il possibile per conoscerlo sempre meglio, amarlo sempre di più e servirlo con sempre maggiore gioia e onorati di poterlo fare. D'accordo? Siano lodati Gesù e Maria.